Dal 20 settembre TikTok sarà vietato in America per questioni di sicurezza nazionale. Viva la libertà, viva la libertà! Viva la libertà, la libertà, la libertà, la libertà! Oh! Ieri 17 settembre era iniziato X Factor Italia, nuova edizione, nuovi giudici, in parte. E per chi se lo fosse perso, stasera, 18 settembre, sarà in replica su TV8 alle 21:15. Io invece sono riuscito a selezionare tre brani per la mia playlist Canzoni Emergenti Italiane 2020, presente sul canale Rock Target Italia, cioè questo stesso canale, e su Spotify con la dicitura Canzoni Italiane Emergenti dal 2020. Certo disordine è una forma d'arte, ma tu sei solo coltivare invidia, di grazia al cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ha già portato dentro, ma questo sono io. Il primo brano di oggi è un inno al dadaismo. Voglio fare le cose che non hanno senso, ma che non facciano male alla gente. Cantano le bisce, il brano si chiama Come Mauro Repetto. Ora, sarà che siamo tutti terribilmente orfani di Elio e le storie tese? Sarà che abbiamo voglia di metterci alle spalle sta storia del Covid e tornare a cazzeggiare? Sarà che anche io penso che Mauro Repetto debba essere rivalutato nella storia della musica e della società contemporanea? Insomma, a me queste bisce mi hanno convinto, anche perché se ne sbattono il cazzo di sembrare scemi e io vorrei essere lì sotto a cantare Mauro Repetto, ti porto rispetto! Insomma, per tutti questi motivi selezionati, ma poi, soprattutto, Mauro Repetto, quanti ricordi! C'è un gringo, uno straniero, mi chiede me. Francesco Bellucci, stanotte uccido mio padre. Allora, bisogna fare una premessa. C'è un chiarissimo modello di riferimento che è Vasco Rossi. Ora, questa cosa comporta dei vantaggi e degli svantaggi. Lo svantaggio più grosso è naturalmente che si rischia l'imitazione. E allora, come fa il nostro a smarcarsi dal modello Vasco e percorrere una strada tutta sua? Facendo una cosa che si è sempre fatta, e quindi raccontando una storia, tra l'altro una storia noir, dalle tinte cinematografiche, thriller, no? In cui il nostro artista incarna il ruolo del cattivo protagonista che racconta la storia. E tutto questo deriva, insomma, dalla... In Italia l'ha fatto molto bene De André, la chanson francese, la tradizione, lo storytelling, e quindi anche i stornellatori medievali, come si chiamano? I menestrelli. In più, in questo brano c'è una certa capacità letteraria nel raccontare la storia che ti tiene sempre lì. Questo ricorda un pochettino un atteggiamento che ha avuto ogni tanto Daniele Silvestri con alcuni suoi pezzi, e addirittura vi torno a minchia signor tenente di Faletti, finale con denuncia politica. È una buona prova questa di Bellucci, molto interessante appunto tutta l'impostazione, però mi raccomando che al primo caput, quindi traccia la tua strada. L'abbiamo capito che hai imparato la lezione di Vasco, bene, hai preso le cose buone, mi raccomando, devia. Poi c'è Enzi, Specialist. Prodotto da Jamie Tights, Enzi è la seconda volta che lo metto nella playlist e se lo metterò un'altra volta farò uno speciale, ve lo dico, ve lo annuncio così. Quindi a quota 2 per ora sono Enzi e Margherita Vicario qualora mettessi un altro brano loro, appunto farei uno speciale. Ma torniamo a Enzi, prodotto da Jamie Tights come dicevo e non la manda certo a dire ai giovani rapper delle
generazioni contemporanee, parlando di come è nata la storia e quindi quali sono i nomi lanciati dai suoi modelli di riferimento, e cita i primi Club Dogo featuring Ko Sang, oppure l'area cronica, e quindi si va ancora più indietro. Qua addirittura siamo nella metà anni 90, dal 95 al 2000, per dire, che ha lanciato poi tutti i futuri pezzi grossi, forgiando quello che poi sarebbero diventati il Truce Clan e la Dogo Gang, tra gli altri. In sintesi, la denuncia di Enzi sta nel fatto che questi giovani artisti si preoccupano più del marketing che dell'arte. Detta proprio a chiare lettere, finalmente, per la prima volta, arte, io faccio arte. Però Enzi non parla da sconfitto o da vecchio trombone. E sono i numeri a parlare per lui, perché 100.000 iscritti su YouTube, sul canale che lancia il pezzo, e lo stesso pezzo è già in tendenza dopo un giorno. Quindi è ben presente nella scena, ma dimostra con la sua presenza che, formando piano piano lo zoccolo duro negli anni, con la gavetta, con le canzoni, avrai uno spazio all'interno del mondo del business senza dover mostrare il culo o i denti placcati oro. Che non c'è niente di male, ma che tu adesso mi fai 8 storie al giorno sui denti, sui soldi, sulla droga, sul culo. Chiudo.